Bentornati al nostro corso di cucina. Oggi proviamo a improvvisare con un'altra ricetta che ci hanno richiesto dei commenti, ovvero i nachos alla paprika. Io conosco la ricetta dei nachos al formaggio e la ricetta della salsa paprika. Vediamo se riusciamo a trovare questa ricetta. Intanto mettiamo a friggere i nachos con il metodo che già conosciamo. Andiamo giù per qualche secondo. E intanto mettiamo il nostro jalapeño nel frullatore. Con questo, mentre friggiamo i nachos, che comunque sono l'ingrediente comune nelle due ricette, prepariamo la salsa del jalapeño. I nachos sono pronti. Quindi, per fare i nachos al formaggio, io so che sono necessari la salsa jalapeño. Ops, mi si rompe sempre questo blocco. La salsa jalapeño, il cheddar e i nachos fritti. Così abbiamo dei bei nachos al formaggio. La salsa paprika si fa, se non ricordo male, affettando il peperone rosso, frullandolo peperone e peperoncino, e se non ricordo male dovrebbe produrre la salsa alla paprika. Vediamo se è sufficiente unire salsa paprika e nachos per fare i nachos alla paprika. No, proviamo a invertire. Quindi nachos e salsa alla paprika. Niente, ci vuole sicuramente un altro ingrediente. Proviamo il formaggio, paprika, formaggio e nachos. Ecco qua, quindi con un po' di tentativi, sfruttando la ricetta che conoscevamo, abbiamo trovato i nachos alla paprika. Spero che il video vi sia piaciuto e come sempre se volete qualche ricetta, proporla, anche condividere una delle vostre e farla vedere nel canale, o semplicemente avete bisogno di conoscere una richiesta che non sapete, scrivetela nei commenti, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao ciao!